rendere questo strumento utile anche a noi imprenditori. E oggi avremo tre persone che ci aiuteranno a sviscerare questo argomento. Davide Arcieri, che è il presidente di SIA, quindi della struttura. Poi avremo Marinella Garbellini, che è una socia del club, che molto probabilmente tutti quanti conoscete perché quest'anno sono stati i vincitori del l'anno scorso, i vincitori del contest per l'azienda che ha avuto la maggior crescita. E poi avremo Giovanni Ciupi, che è un nostro consulente del gruppo Soluzioni Tasse, esperto in gestione. L'unica cosa che ci mette al riparo, e sicuramente minor costi vorrà dire andare ad agire sul personale, sarà la formazione. Quindi la formazione negli individui che abbiamo tutti nelle aziende sarà quella che determinerà il cambio di processo. Quindi diciamo che uno degli asset di SIA, che insieme al know-how, alle facilities di struttura che ci consentono di portare avanti progetti strutturati e complessi, è sicuramente il networking. Per migliorare ci sono secondo me tre chiavi fondamentali: il confronto costante, questo avviene con tutti voi, tutti i giorni, professionisti validi come abbiamo detto, per avere una buona programmazione fiscale e industriale, e avendo un monitoraggio continuo con un buon controllo di gestione e un cash flow. Perché controllo di gestione ok, ma non possiamo controllare nulla dal punto di vista economico se poi non guardiamo anche l'aspetto finanziario. Bisogna guardare avanti e bisogna sapere che cosa si fa nei prossimi 5 anni minimo, non nel prossimo anno. Cioè, anno per anno si fa un budget annuale per essere concreti, ma bisogna capire dove indirizzare la prua della nave per i prossimi 5 anni. Quello si chiama business plan o piano industriale. Ciao! Ciao a tutti! Grandi Volterra numero uno! Non salutare Angelo, certamente sì, eh? Come? Caro di biker, puntato della direttrice Paola. Fantastica Volterra, grazie per l'ospitalità. Abbiamo Cristian. Quello è da siete tutti comodi? Allora.